ritorno sulle scene tanto atteso. 15° raduno per il Club 500 Campobasso, che ha riportato in corso Vittorio Emanuele e poi per un giro panoramico la mitica quattro ruote che ha fatto storia in Italia. Cari amici di Viaggio Molise, di Tele Molise, bentornati in questo nuovo appuntamento che ci porta in 500 a scoprire le bellezze del nostro Molise. Rimanete con noi. Fierro, vicepresidente del Club 500 Campobasso, tutto pronto per il 15° raduno della macchina che ha fatto epoca in Italia. Sì, ci siamo, siamo partiti bene già da alcuni giorni, purtroppo siamo stati costretti a rinunciare a tante persone che volevano prenotarsi, ma non tanto per lo spazio qui in città che ce n'è tantissimo, per i problemi per la pandemia che il ristorante non può ospitare più di un certo numero di persone, quindi chi vuole venire su e fare il giro, sì, speriamo l'anno prossimo vada molto meglio. Il tempo ci sta aiutando, veramente siamo contenti per le varie adesioni da tanti, dalle varie parti d'Italia, ecco, la maggior parte regioni confinanti, però comunque si muovono, la gente ha voglia di uscire e di ripartire. La 500 deve sempre camminare. Grande successo, grandi numeri per questa 15ª edizione e un percorso tutto nuovo da fare appunto sulla quattro ruote. Sì, sì, sicuramente. Sì, tante è un successo perché, ripeto, fare 140-150 macchine per un club che poi noi siamo monomarca, nel senso che solo Fiat 500, al contrario di tanti raduni che è l'auto d'epoca in generale, e quindi aderiscono tante altre tipologie di auto, però quindi noi siamo soddisfattissimi di questo e continueremo così fin quando faremo i numeri, che non c'è bisogno di cambiare tipologia. Un augurio a questa nuova edizione che sta decollando. Sì, sì, spero sempre meglio, come diceva qualche persona prima che viene spesso al nostro raduno perché vede sempre delle migliorie. Ovviamente cerchiamo sempre di dare qualcosa in più perché è giusto così, come nella vita, così per quanto riguarda lo sport e per queste manifestazioni che comunque sono sportive, ecco, le quattro ruote della 500, come dicevo prima, non si devono fermare mai. Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Cosa si aspetta per questo 15° raduno? La solita accoglienza, sempre educata, gentile e disponibile, degli amici di Campobasso. Amicizia, colore, passione, cos'altro è la 500? Tutto, è tutto per noi adesso. E anche complicità.
Buongiorno. Da dove vieni? Cassano delle Murge, provincia di Bari. Cos'è la 500? Beh, è uno stile di vita più che altro, è passione, tutto quello che vuoi. Cassano delle Murge, a Campobasso. Sì, Cassano delle Murge. Com'è questa giornata? Bellissima. Comunque sono già il terzo anno che vengo. La 500 è anche coppia, complicità, condivisione. Infatti, sì, giustissimo. Il viaggio più bello che avete fatto insieme? Questo. La famiglia in 500. Bellissimo. Come si viaggia? Tranquilli, proprio comodi e piacevoli. Che 500 è? Un TV Giannini 500. Buona giornata. Tutto da... Signore, appena arrivato da? Da Ceredo Sannita, Benevento. Noi abbiamo un club del Fiat 500 Club Italia. Il nostro club si chiama Sannio Valle dell'Esino. Per il club campobassano sono 15 anni di successo. Com'è questa festa? Sì, veramente qua c'è stata una bella organizzazione, complimenti a tutto lo staff e a tutti i ragazzi che portano avanti questa passione, perché la nostra passione è la 500. Ultime messe a punto per il club 500 Campobasso, tante le persone che continuano ad arrivare. Purtroppo rispetto agli altri anni siamo molto di meno per il problema Covid. Però comunque hanno aderito molte città, molti paesi e molte persone. È una bella manifestazione, anche quest'anno è riuscita, anche il tempo ci ha dato coraggio, diciamo. Quanti appassionati sono arrivati fino ad ora? Per il momento circa un 200. Un attimo di riposo, poi si parte. Va bene, sì, siamo pronti. Aspettiamo le ultime macchine che arrivano e poi partiamo. Quest'anno un percorso nuovo, si visita Ripa Limosani. Sì, andiamo a Ripa Limosani, visiteremo il paese di Ripa Limosani, il centro storico, la cattedrale, non so se è aperta, e quindi agli ospiti faremo visitare questo comune. Ecco. In attesa di? In attesa della partenza, che stiamo aspettando qua, una volta finita l'iscrizione ce ne andiamo. Cos'è questo raduno per lei? Per me è una cosa importante perché l'abbiamo quasi creato noi, l'abbiamo creato e cresciuto, sono 15 anni e un po'. Dal cuore del Sannio a Campobasso, il club di Valle Telesina. Telesina, buongiorno, sono Giordano, vengo da Castelvenere. Com'è nata la sua passione con la sua quattro ruote? Sono 32 anni che ce l'ho la macchina. È stata la prima mia macchina che mi sono comprato. Da ragazzo, appena ho visto questa 500, me ne sono innamorato e mi dà sempre soddisfazione. Buongiorno, Vico e Quenz, sempre presenti all'appello campobassano. Sì, sì, siamo sempre presenti e sempre coerenti alla sua partecipazione. Con quante macchine siete arrivati oggi? Le macchine. Sette persone, uno da Capri, due da Positano e tre macchine da Vico e Quenz. Il viaggio più bello che lei ha fatto? Montecatini. La meta più emozionante? Io ci metterei pure qua, a Campobasso e Molise. Tutto pronto per partire. Quest'anno dove si va? Quest'anno andiamo a Ripa Limosani e poi andiamo al Centrum Palace, perché purtroppo per problemi di Covid eccetera eccetera non possiamo estendere molto il giro turistico come abbiamo fatto per le scorse edizioni. Purtroppo dobbiamo limitarci per i motivi che sappiamo, però non per questo, ci divertiremo lo stesso anche oggi con il Club 500 di Campobasso. Sono venuti parecchi club anche da fuori, molti chiaramente non sono venuti, altrimenti sarebbero state molto molte macchine in più, però va bene così. Il signor Antonio, che tipo di 500 ha? Io ho la 500F My Car e sono 2 anni che l'ho comprata da un signore di Campobasso, abbastanza bene, mi sto divertendo quando siamo usciti anche l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto dei piccoli giri e oggi speriamo con questo raduno, che sono venuto da parecchie parti d'Italia, peccato che abbiamo dovuto rinunciare a più di 50 macchine. Purtroppo per il fatto del Covid il ristorante non può contenere più persone in base alla capienza e speriamo di divertirci tutti quanti e l'anno prossimo speriamo che sarà molto migliore.